continua il viaggio di Italia Poker Club tra le location del poker azzurro. Andiamo a scoprire cosa pensano i poker player di Campione d'Italia. And the driver's eyes are glued to the rear view, 'cause his car is always in reverse. Allora, preso il casino di Campione, direi sicuramente intanto la dimensione, nel senso che giocare con tanto spazio sembra una fesseria, ma è bello poter camminare tra i tavoli comodamente senza inciampare su bibite, mangiare i vari e soprattutto sulle sciarpe e cappotti di altri giocatori. Quindi no, sicuramente il nono piano, la sala è molto molto bella. E poi è abbastanza facilmente raggiungibile per chi vive da queste parti. Io vivo a Parma, quindi per me personalmente ci si mette appena un paio d'ore. Difetto non saprei, non c'è moltissimo altro da fare, anche se poi è vero fin lì, nel senso che il lago a me piace molto e ci sono tanti bei posti anche intorno a Lugano, diciamo magari... Sì, un po' poco movimentata, se vogliamo, però poker related, a me Campione come location piace molto. Sicuramente il pregio è la location, è data dal fatto che comunque questo casinò per me è il casinò di casa, perché io di base abito a Como e quindi per me è il casinò più vicino e teoricamente che per me rappresenta meno spese. Il difetto è che comunque essendo sempre in compagnia, io sono qua da 10 giorni, avendo casa a 10 km, sono da 10 giorni in albergo, quindi lo stesso non ammazzo le spese, perché alla fine si sta insieme, si grinda, si chiacchiera, si parla, si esce a cena e si sta sempre insieme, insomma. Un pregio di Campione d'Italia, vabbè, sicuramente il fatto che è uno dei quattro casinò italiani, quindi un pochino ci leviamo dei problemi fiscali in caso di vincite. Questo è un pregio che hanno tutti i casinò in Italia. Poi sicuramente è una buona poker room, è bello grande, è abbastanza comodo. Il difetto che qui forse i prezzi sono un pochino alti, molto dentro il casinò ma anche fuori si spende un po' più che delle altre parti. Pregio Campione d'Italia, il panorama, come vedete fuori, la sala è stupenda, sul lago è spettacolare. Il difetto è un po' scomodo secondo me, pochi alberghi, di sera non c'è ristorante per mangiare, parte uno, però del resto è una buona struttura. Come casinò, come location per il gioco, uno dei migliori, l'unico difetto secondo me è per le pause cena, che c'è sempre resta ai banconi per mangiare una piadina o quant'altro, e quindi si arriva anche in ritardo dopo la pausa ai tavoli. Welcome to the town of a sundown. Well, it sure ain't much, but it's the only town I got.